All'audizione in videoconferenza nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione di insularità e sulle relative misure di contrasto del professor Aldo Berlinguer, presidente dell'Osservatorio permanente sull'insularità dell'Eurispes. Do quindi la parola al professor Berlinguer, collegato da remoto, che saluto. Buonasera. Chiedo anzitutto se mi sentite e mi vedete. Sì, professore, la sentiamo benissimo e altrettanto la vediamo. Ottimo. Presidente, la ringrazio anzitutto per questa opportunità, questo invito a poter in qualche modo riferire il nostro punto di vista sul tema dell'insularità e degli svantaggi che ciò comporta a petto della recente reintroduzione del principio all'articolo 119 sesto comma, principio di insularità, che come sappiamo era già presente con una formulazione diversa fino al 2001, poi è stato espunto con la riforma del titolo quinto della Costituzione e riappare in maniera probabilmente meglio calibrata e precisata nella formulazione attuale. Ringrazio anche a nome degli altri collaboratori, colleghi, noi abbiamo costituito un osservatorio, come lei ricordava, in seno ad Eurispes sull'insularità proprio a valle di quella riforma per cercare di dare un contributo e riempire di contenuti una previsione costituzionale cornice che però necessita non da oggi, tra l'altro, di studi, approfondimenti e di elementi concreti sui quali fondare non solo le misure che la Repubblica deve adottare per ridurre gli svantaggi della condizione insulare, ma anche per stanziare le dovute risorse. Abbiamo quindi riunito colleghi siciliani, sardi, ma anche di altre regioni, visto che il patrimonio insulare è molto diffuso, economisti, giuristi, ingegneri ed altri, per avere anche un approccio interdisciplinare a questo tema, non solo giuridico, non solo economico. Ecco, io farei due o tre premesse, se mi consentite, per un attimo cercare di focalizzare il tema. Noi abbiamo anzitutto un problema a fronte della norma che, come sapete, dice sostanzialmente due cose: la Repubblica riconosce le peculiarità delle isole e adotta gli strumenti, le misure atte a rimuovere gli svantaggi della condizione insulare. Abbiamo anzitutto un problema che è quello della definizione di isola. Come sapete, non esiste una certa ed affidabile, perché quella dell'articolo 121 della Convenzione sul diritto del mare, Montego Bay, 1982, intanto non necessariamente si attaglia alla norma costituzionale, che non parla di isole marittime, parla di isole tout court, e secondo è una nozione anche abbastanza dibattuta, perché dice che un'isola è una lingua naturale che sopravvive all'alta marea. Al terzo comma dice che quegli scogli che non hanno capacità insediativa o vita economica autonoma non hanno la piattaforma continentale e la zona economica esclusiva, ma non dice che non sono isole. Quindi si tratta anche lì di una nozione abbastanza vasta, per non dire vaga, che peraltro, ripeto, non si attaglia alla nostra norma costituzionale. E noi abbiamo una tale vastità di isole nel nostro paese, ripeto, non solo marittime, ma anche lagunari, fluviali e lacustri, che nel dire quali sono, nel pesare, nel comprendere, nell'individuare gli svantaggi della condizione insulare, ovviamente dobbiamo tener conto di questa eterogeneità. Faccio un esempio concreto. I geografi ci dicono che Venezia è un'isola, sono anzi più isole. Lo stesso ci dicono di Chioggia, potremmo dire sono isole lagunari, e quindi forse le teniamo un attimo da parte nel novero generale.
Però di lì a qualche chilometro a nord c'è Grado, che anch'essa i geografi ci dicono che è un'isola, e nonostante appunto tutte queste godano di infrastrutture fisse, abbiano un ponte o più ponti. Se noi inseriamo Grado, Venezia e Chioggia nel novero delle isole, vedete bene che la loro condizione infrastrutturale, demografica, economica, sociale e quant'altro, essendo totalmente diversa da quelle di molte isole marittime che più abitualmente noi frequentiamo, quindi le isole del Tirreno, ma anche quelle, le Tremiti, dell'Adriatico più a sud, eccetera, ci proiettano una complessità e una disomogeneità di realtà che davvero si fa fatica poi a ridurre ad unità in qualche misura per capire quali sono gli svantaggi comuni dell'essere isola. Tra l'altro anche l'ANCIM, cioè l'Associazione dei Comuni delle Piccole Isole, che consta di 35 comuni, non comprende queste isole che io vi ho citato, che pure sono sotto i 1000 km quadrati di ampiezza, che è il dato che si usa per definire le isole minori e distinguerle dalle isole, dalle due grandi isole maggiori, Sicilia e Sardegna. Quindi c'è un tema definitorio che Parlamento potrebbe affrontare per dirci in qualche misura, una volta fatta una ricognizione puntuale, quali sono le isole che meritano della tutela costituzionale inserita al 119. In buona sostanza, il 119 dice, si ferma a dire isola, poi però può essere il legislatore ordinario che spiega cos'è isola. Del resto, altri hanno già tentato di farlo. Mi riferisco in particolare ad Eurostat, che come sapete in uno studio del 1994, The Portrait of Islands, cioè il ritratto delle isole, dice seccamente a fini statistici le isole non debbono essere più distanti o meno distanti di 1 chilometro dalla terraferma, non devono essere di dimensione maggiore di 1 chilometro, quadrato, no? Devono avere almeno 50 abitanti, non devono avere un'infrastruttura fissa, quindi un ponte banalmente non le renderebbe più isola, e non devono ospitare una capitale europea. Loro hanno usato questa definizione per circoscrivere il novero delle isole a fini statistici, ma l'hanno utilizzata e hanno anche un po' motivata. E si tratta ovviamente di una previsione risalente appunto 1994, andrebbe totalmente rivista, ma alcuni di quegli elementi sono sempre lì che possono offrire un appiglio, diciamo, un riferimento. Le altre istituzioni, mi riferisco per esempio al Comitato Economico Sociale, in un parere del 2017 si rifà invece alla definizione di uno studio svolto in Sardegna dal CRENOS, un istituto di ricerca di Cagliari, nel quale si dice che le isole sostanzialmente hanno tre caratteristiche: una dimensione ridotta, sono periferiche e sono vulnerabili. Anche qui però si tratta poi di riempire queste locuzioni di contenuto. E la stessa risoluzione Omarjee, chiamiamola così, del Parlamento europeo nel giugno 2022 offre anche lì qualche spunto di definizione, identificando, individuando il dato comune alle isole nella loro vulnerabilità, che è vulnerabilità climatica, che è vulnerabilità demografica, che è vulnerabilità, energetica, infrastrutturale ed altro. Quindi c'è un tema definitorio che non è solo, come dire, manieristico formale, ma è un tema sostanziale perché poi circoscrive, avrebbe l'effetto di ampliare o ridurre significativamente la stessa portata della norma costituzionale. Perché dire che le isole sono un numero più ridotto per la loro caratteristica morfologica, intanto significa individuare una peculiarità, ma soprattutto significa proprio delimitare il campo d'applicazione della norma costituzionale, che insomma, ha degli effetti, avrebbe degli effetti molto, molto significativi. Come sapete,
Sul discorso degli svantaggi, le due isole maggiori, Sicilia e Sardegna, hanno tentato di fare uno sforzo già negli anni scorsi, prima della riforma costituzionale, per individuare questi gli svantaggi, venendo un attimo adesso agli svantaggi, e si sono affidati la Sardegna ad uno studio dell'Istituto Bruno Leoni e la Sicilia a un istituto, Prometeia, che ha sostanzialmente ripreso alcuni dei parametri individuati dallo studio dell'Istituto Bruno Leoni. In sostanza, nella previsione, nello studio, chiamiamolo così, sardo dell'Istituto Bruno Leoni, si sono individuati alcuni parametri, intanto la distanza dal continente, la superficie regionale, cioè il dato morfologico, poi il dato infrastrutturale, chilometri di autostrade rispetto alla superficie regionale, ferrovie e aeroporti, il dato economico misurato però solo in termini di capitale umano, e cioè in particolare guardando all'alfabetizzazione di base della popolazione, e alcuni altri dati di carattere economico che vanno dal tasso di interesse medio attivo nelle banche a livello regionale, alla quota di risparmio nei depositi bancari, alle esportazioni o alla spesa pubblica regionale. Questi, che diciamo così, possono essere un po' sommariamente visti come componenti di un PIL regionale, sono stati poi moltiplicati per un coefficiente negativo dato dalla distanza media, particolare per la Sardegna, tra Cagliari, Sassari e il continente, e ne è scaturito un coefficiente negativo meno 11,6, il quale moltiplicato per appunto la distanza media sono 495 km, ha generato questo decremento del PIL in termini di 5.700 euro, cioè una perdita comprocabile. Quindi una perdita di PIL regionale anno stimata un po' sommariamente, come per forza ne scaturisce da un ragionamento del genere, in 9,5 miliardi di euro. La Sicilia ha utilizzato alcuni degli stessi parametri, intendo l'Istituto Prometeia, che è giunta ad una stima di circa 6,5 miliardi di euro di decremento del PIL regionale come conseguenza della dimensione, della condizione insulare. Ha però introdotto due parametri in più, cioè i porti che mancavano nella previsione e nella visione dell'Istituto Bruno Leoni, e il numero di laureati, quindi ha guardato anche, diciamo così, alla formazione terziaria, oltre che primaria e secondaria. In più si è fatto una sorta di controprova misurando il costo medio dei trasporti in Sicilia. Si è giunti ad una sommaria individuazione che vede quel costo del trasporto superiore del 30% rispetto alle regioni del Mezzogiorno e del 50% rispetto alla media italiana, e sulla base di questo si è ritenuto, facendo alcune proiezioni matematiche, che in 7 anni, se vi fosse un allineamento dei prezzi, dei costi quindi di trasporto, la Sicilia genererebbe più 6,8% di PIL regionale, che in qualche misura, diciamo così, corrisponde a quel decremento 6,5 miliardi che scaturisce dall'analisi precedente, dall'altra metodologia utilizzata. Quindi vedete che si sono utilizzati tutta una serie di parametri sui quali questa condizione insulare incide, e che, secondo la logica economica della regressione, cioè formule matematiche che non vi sto adesso anche perché non sono io un economista, a spiegare nel dettaglio matematico, ma che portano sostanzialmente a questo tipo di stima. Ora, io prima di aprire a vostre considerazioni, domande,
magari giudichi lei, Presidente, se fare più giri oppure se io debba proseguire in una Presidente, serie sì, di no, no, può altre. continuare, poi se i colleghi avranno delle domande alla fine verranno formulate, però lei continui nella sua relazione e la completi nei modi e nei termini che riterrà opportuni. Sì, allora potrei aggiungere che quello, se vogliamo, insomma, costituisce, o meglio, aggiungo intanto ulteriori elementi, poi la valutazione la traiamo insieme o comunque la consegno alla Commissione. Possiamo calarci su ciò che la Corte Costituzionale ha detto a più riprese, in particolare con la sentenza numero 6 del 2019 in relazione alla regione Sardegna, dove veniva tacciata di incostituzionalità una norma, il comma 851 della legge 205 del 2017, la legge di bilancio 2018, che tra l'altro trattava proprio del ritardo dello sviluppo economico dovuto all'insularità, stanziando delle somme molto ridotte, molto esigue, la Corte Costituzionale, che già leggeva il tema dell'insularità prima che venisse introdotto il principio, evidentemente nel 2022, aveva rilevato una violazione del principio di ragionevolezza. Banalmente perché quelle risorse erano estremamente esigue anche rispetto a stanziamenti più cospicui avvenuti in passato e non se ne spiegava fino in fondo la correlazione con lo svantaggio insulare, di sicuro non erano sufficienti a ripianarlo. Rilevava la Corte una serie di altri aspetti, come per esempio la violazione del principio di leale collaborazione con la regione, questo anche in relazione alla specialità dello statuto regionale e in particolare agli accordi di finanza pubblica che erano stati siglati con la regione Sardegna, in particolare perché questa sentenza riguarda la Sardegna. Aveva evidenziato che la norma, l'articolo 27 della legge 42 del 2009, che è quella norma che in qualche modo ha recuperato il principio di insularità espunto dalla Costituzione e inserito nella legislazione ordinaria come obbligo di perequazione per lo Stato, evidenzia una serie di indici e di aspetti da considerare e quindi aveva effettivamente dichiarato l'illegittimità costituzionale di quella norma proprio perché violava tutte queste fattispecie. La vicenda poi sarda, così come quella siciliana, rispetto al discorso sulla insularità, si arricchisce per la specialità statutaria. Quindi anche qui dobbiamo in qualche modo distinguere i due aspetti, cioè la pura condizione insulare, che riguarda ovviamente anche isole che non hanno statuto speciale, non rientrano in regione a statuto speciale, e poi la specialità statutaria di cui invece godono le due grandi isole del Mezzogiorno, Sicilia e Sardegna, anche perché appunto la violazione del principio di leale collaborazione è stata anche di recente nell'impugnazione dell'ultima legge di bilancio, sempre in Sardegna, sollevata per il fatto che anche per il fatto che tutta una serie di accordi di finanza pubblica che dovevano generare un tavolo di confronto poi non sono stati effettivamente adempiuti, non si sono tenuti gli incontri, non si è lavorato assieme, principio di leale collaborazione, per individuare questi costi derivanti dall'insularità o almeno anche questi costi derivanti dall'insularità e poterli in qualche modo diminuire, ridurre, arginare. Quindi,
Sempre per l'individuazione di quali sono i parametri cui affidarsi, ripeto, dinanzi alla lacunosità del quadro normativo che non ci dice che cos'è un'isola e quali sono le sue peculiarità, ci sono delle indicazioni date dalle istituzioni europee, Comitato Economico e Sociale, Parlamento Europeo, Eurostat, ci sono delle indicazioni date da alcuni istituti di ricerca che hanno fatto anche delle previsioni, pure tentando di quantificare questo gap insulare, diciamo così, come decremento del PIL regionale. Poi ci sono tutta una serie di altre indicazioni che vengono da altri indici. Un indice che sicuramente noi possiamo valutare e tenere di conto è l'indice di competitività regionale. L'indice di competitività regionale, come sapete, pone Sardegna e Sicilia negli ultimi posti tra le 234 regioni europee, perché la Sardegna è al 219° posto, chiedo scusa, la Sicilia è al 219° posto, la Sardegna è al numero 203. Qui i parametri sono vari. Ci sono parametri infrastrutturali, parametri economici, parametri legati diciamo l'indice base che contiene i parametri legati alla sanità, ai servizi essenziali, alle infrastrutture. C'è un indice di innovazione, c'è un indice di efficienza. E qui a guardare addentro a questi indici si notano delle performance che sono effettivamente molto, molto carenti. Tra l'altro, la Commissione europea fa anche un raffronto tra le isole con le loro pari o comunque con territori consimili, ricavando essi dalla loro condizione economico-sociale, quindi anzitutto il PIL pro capite, ma non solo. E qui vediamo che ci sono degli aspetti in particolare che in qualche misura si segnalano la nostra attenzione. Il dato meno performante della Sardegna, per esempio, è quello sul livello istituzionale, che è a 49,6% rispetto a tutte le altre regioni cosiddette consimili individuate dalla Commissione europea come termine di raffronto: Molise, Latvia, cioè, Lettonia, Canarie, Alentejo, eccetera. Sulla Sicilia ci sono dati di sottoperformance sui livelli di efficienza, sul numero dei laureati, sull'efficienza del mercato del lavoro. Quindi anche questo è un indice che offre degli appigli per in qualche modo individuare quelle che sono le carenze più evidenti a livello insulare, che potrebbero anch'esse in certa misura essere frutto della condizione insulare, ma il problema eziologico è il problema principale. Poi abbiamo tutta una serie di altri indici, per esempio sulle performance sanitarie, segnalo gli studi di Demoscopica, che usa 8 indicatori: soddisfazione sui livelli sanitari, mobilità attiva, mobilità passiva, risultato d'esercizio, disagio economico delle famiglie, speranza di vita, democrazia sanitaria. Qui purtroppo ambedue le regioni del Mezzogiorno, nelle tre, diciamo così, gruppi che vengono individuati, regioni sane, regioni influenzate, regioni malate, stanno nel terzo gruppo, insieme ad Abruzzo, Campania e Calabria, mentre le regioni, diciamo, considerate sane, così qualificate testualmente a Demoscopica, sono le regioni del blocco del centro-nord tendenzialmente. Ci sono tutta una serie di altri indici che vi potrei in qualche modo segnalare, ma non trascurerei ad esempio l'indice sulle opere incompiute, quello curato dal Ministero delle Infrastrutture. Purtroppo Sicilia e Sardegna la fanno da padroni anche qui,
Su 379 opere nazionali incompiute, 138 sono in Sicilia, 47 sono in Sardegna. E questo ovviamente è un dato che si correla alla qualità dei processi amministrativi, oltre che alle risorse, e quindi al dato istituzionale in certa misura. Poi ci sono dei casi, per esempio, in cui dei deficit derivanti sicuramente anch'essi dalla dimensione insulare e poi hanno avuto un riverbero positivo, paradossalmente. È il caso dei consumi energetici in Sardegna, per esempio. Il fatto di non essere collegata alla rete del gas naturale ha generato una inclinazione alla produzione di energia da fonti rinnovabili, ma soprattutto ai consumi che rende la Sardegna molto avanti nell'agenda della decarbonizzazione, perché i consumi energetici da fonti rinnovabili, soprattutto i consumi elettrici, sono straordinariamente più elevati rispetto alla stessa media nazionale. Questo, come vedete, è un problema infrastrutturale che ha originato alla fine per la transizione energetica quasi un vantaggio competitivo, ma sono un po' anche le vicende della storia che hanno inciso su questo. Io aspetto poi magari qualche vostra domanda sul punto. Vorrei però evidenziare un elemento tra gli altri che mi sembra assolutamente centrale. Il problema, come insomma, potrete anche voi rilevare, è un problema eziologico, di causalità. Cioè, quali di questi sintomi di arretratezza nello sviluppo economico di una regione insulare sono effettivamente conseguenza della sua insularità e quali no? È una prova di causalità molto difficile da compiere, nella quale anche all'ambito di alcune ultime riunioni che abbiamo fatto con economisti, ingegneri ed altri, è emersa una nostra inclinazione, che è questa: considerare, tenere distinti due aspetti, quelli che gli economisti chiamano first nature e second nature. Per first nature si intende proprio il dato morfologico che ci consegna una condizione oggettiva. La discontinuità territoriale delle isole non è la discontinuità territoriale delle aree interne, nonostante la politica delle aree interne abbia incluso le isole, come sapete, nel 2022 come 73esima area interna, data dai tempi di percorrenza che le isole scontano per raggiungere i servizi essenziali. Ma la discontinuità territoriale delle isole è diversa dalla discontinuità territoriale delle aree montane interne, perché è realizzata da un elemento, l'acqua, sul quale non c'è capacità insediativa ed economica possibile. Allora, faccio alcuni esempi che abbiamo condiviso con gli economisti. Il gas naturale che arriva in Calabria e non arriva in Sardegna, arriva in Calabria con una dinamica di distribuzione che nel suo tragitto premia e distribuisce la risorsa a vari soggetti che si trovano sul territorio. Quando invece arriva in Sardegna, il gas naturale affronta un viaggio nel quale non c'è distribuzione mediana. Non c'è beneficio mediano nel percorso, c'è una vera e propria discontinuità. Altro esempio, le ferrovie di un'isola, non costituendo un nodo ferroviario integrato all'interno di un sistema come quello della penisola, subiscono un grado di rallentamento nell'evoluzione, anche perché non incidono sul sistema complessivo. Possono in qualche misura rimanere un problema isolato. Sul piano economico ci sono studi econometrici
E dimostrano, ad esempio, facendo il caso dell'S lunga, che è stato un caso studiato, un case study studiato, per come questi centri di distribuzione alimentare, di grande distribuzione alimentare, si espandono sul territorio, che evidenziano come l'espandersi progressivamente in un territorio che non ha il salto di discontinuità marittima, realizza delle, diciamo così, economie di scala e di scopo, per il fatto che la logistica e la prossimità tra gli stessi centri di distribuzione consentono una riduzione proporzionata dei costi e quindi un poi alla fine margini di ricavo maggiori rispetto a un salto, che è quello che genera appunto la distanza marittima, che non consente questi spillover, questi effetti ricaduta nella progressiva, diciamo così, espansione economica di questi grandi operatori. Anche qui quello che rileva è appunto la discontinuità data da un elemento, questi lunghi tratti di mare dove diciamo così, il mosaico si interrompe e i costi salgono in relazione a questo, che non c'è possibilità di riassorbirli in economia di scala di scopo che possono riassorbirli. Io dico questo perché in molti studi questo first nature viene si tenta in qualche modo di individuarlo, distinguendolo invece da tutta la parte che riguarda i servizi che il sistema pubblico rende al cittadino. Perché se il sistema pubblico, faccio per dire, non funziona bene sul tema sanitario, sul tema dell'istruzione di primaria e secondaria, questo non è detto che dipenda, e non è ben facile capire in che misura dipenda dalla condizione insulare. È un tema di second nature, cioè di ciò che in qualche modo l'agire umano, anche per propri meriti o propri demeriti, contribuisce a realizzare su un territorio. In questo c'è campeggia il famoso studio di Robinson, Acemoglu e Robinson, un economista e un sociologo che, come sapete, hanno scritto del perché alcune nazioni falliscono e altre no, e hanno evidenziato come primariamente il tema primario sia la qualità delle istituzioni pubbliche e private. Quindi non il dato demografico, non il dato ambientale, non il dato, diciamo così, infrastrutturale come elementi primari, ma il dato delle istituzioni non solo pubbliche, ma pure private, se sono estrattive o se sono inclusive, cioè se realizzano il beneficio di molti o realizzano il beneficio di pochi. Questo è proverbialmente il loro messaggio, quel famoso saggio. Se ne deve anche un po' tener conto perché ci sono isole come Malta o come le Baleari che nell'indice di competitività regionale sono ben più avanti rispetto alle nostre, e quindi in qualche misura ci consegnano il tema del se e quale condizione insulare loro vivano rispetto alla condizione insulare che noi attribuiamo come fattore di generazione di problemi e di svantaggi nel nostro circondario, diciamo, nella nostra esperienza. Potrei fare riferimento anche a tutta un'altra serie di dati che vanno dal PIL pro capite, dove peraltro Sardegna e Sicilia non sono allineate, perché come sapete la Sicilia è penultima con 17.400 euro, la Sardegna viaggia su 21.300, la popolazione è radicalmente diversa e quindi anche la densità demografica si va dai 65 abitanti chilometro quadrato in Sardegna ai 186 della Sicilia. Quindi vedete bene che appunto, se noi riuscissimo a individuare questo first nature, cioè tutti gli elementi oggettivi, compresa la distanza, e pesare quelli con la mano sinistra, lo dico così un po' brutalmente, tenendo poi una riflessione ulteriore sugli altri elementi di antropizzazione, di qualità delle istituzioni, di qualità delle infrastrutture, eccetera,
forse saremmo nella direzione giusta, perché altrimenti si rischia di fare un coacervo di riflessioni che intrecciano anche problematiche diverse e che poi non restituiscono un nesso di causalità limpido o quantomeno plausibile tra il problema, cioè la genesi del problema e le sue ricadute. Io mi taccio qui per il momento e se Sì, avete grazie professore. altre curiosità, sono a Immagino vostra lei farà disposizione. avere alla commissione un suo scritto e in modo tale che noi possiamo renderci conto in maniera ancora più approfondita delle sue articolate osservazioni. La pregherei nel proporre alla commissione questo scritto di evidenziare, mi ha addestrato la mia attenzione la eziologia, che a me pare forse l'argomento più importante, perché un discorso è che la Sicilia o la Sardegna, faccio l'esempio delle isole maggiori, rimangano o siano indietro perché, faccio solo un esempio, hanno una scadente classe politica. Un altro conto è che sono per fatti strutturali e quindi noi dobbiamo cercare di capire con il lavoro della Commissione come, dove e quando intervenire alla fine di tutte le audizioni. Detto questo, io passo la parola all'onorevole Ghirra che si è prenotata e intende formulare delle domande. Onorevole Ghirra, per cortesia, proprio per una ragione regolamentare, se noi possiamo vedere. Ecco, benissimo, grazie. Sì. Buon pomeriggio a tutti. Io ringrazio il professor Berlinguer per aver accolto, insomma, il nostro invito a partecipare a queste audizioni. Mi scuso perché io purtroppo non ho il dono dell'ubiquità. Oggi sono stata convocata in contemporanea nella Giunta per il Regolamento e nella Commissione Trasporti di cui faccio parte. Quindi, insomma, ho cercato di seguire, seppur non dall'inizio, l'audizione. Appunto, mi fa piacere che anche il Presidente abbia chiesto una copia della relazione che è stata fatta dal professor Berlinguer, e più che una domanda volevo fare una riflessione, nel senso che, Presidente, noi stiamo facendo questo ciclo di audizioni estremamente interessanti, ma contemporaneamente stiamo entrando in sessione di bilancio. Ne stavo parlando anche col collega, col vicepresidente Silvio Lai, ieri in aula. Ci chiedevamo se fosse possibile, anche alla luce di tutti questi dati che stanno emergendo dalle commissioni, che peraltro sono sovrapponibili in alcuni casi, soprattutto per quanto riguarda le quantificazioni degli svantaggi derivanti economici, derivanti dall'insularità, se fosse possibile iniziare a far lavorare gli uffici sulle relazioni che sono arrivate e la ragioneria dello Stato in modo da poter quantificare delle somme che la commissione potrebbe proporre in sede di finanziaria come stanziamento per colmare il divario che segna le isole, così come prevede l'articolo 119 della Costituzione. Grazie. Ne prendiamo atto, mi sembra una buona idea, anche se purtroppo non per fatti imputabili ai lavori della Commissione, ma per un dato cronologico siamo, tra virgolette, attivi soltanto da un mese, quindi i dati che abbiamo ricevuto e recepito ancora possono essere insufficienti. Evidentemente è una buona idea, proprio per le ragioni che io avevo appena accennato qualche minuto fa. Cioè, perché questa commissione ha l'ambizione di cercare di risolvere qualche problema. Quindi mi pare una buona idea, ne prenderemo atto e stiamo prendendo appunto della sua osservazione. Ci sono altri colleghi che intendono intervenire? Mi dicono il senatore Meloni. Prego, Sì, salve, senatore. siamo io, Nicita e Meloni, siamo qua Gemelli diversi. insieme in Senato perché siamo impegnati Buonasera, adesso. senatore Nicita. Prego. Buonasera, interviene Nicita in realtà, però abbiamo usato il mio Ah, computer benissimo. Prego, perché senatore. adesso siamo in sessione di bilancio. Allora, io intanto ringrazio per questa relazione perché mi pare che
metta esattamente una serie di punti molto importanti per quello che ci siamo detti nella commissione, più volte l'ha ripetuto anche il Presidente in altre occasioni, cioè la costruzione di indicatori che fanno vedere, diciamo, più il tema della discontinuità territoriale come un effetto, oltre che come una causa, ma come anche un effetto in sé di una arretratezza più diffusa, cioè non è semplicemente una condizione di insularità rispetto al resto del continente, ma evidentemente, soprattutto adesso mi riferisco alle due grandi isole, ha un tema anche di strutturale arretratezza interna, quindi di mancato sviluppo, di mancate relazioni. Quindi tutta una serie di indicatori che adesso venivano citati vanno in qualche modo messi in relazione al fatto che il mancato, diciamo, la mancata continuità territoriale alla fine ha finito anche per creare all'interno delle stesse aree, pensiamo a tutte le vicende di trasporto e di offerta di servizi essenziali, un elemento strutturale di arretratezza. Da questo punto di vista diventa, secondo me, interessante distinguere quello che può essere un elemento, come dire, di arretratezza strutturale da colmare di per sé, da quelle che poi sono invece le misure classiche di abbattimento dei costi, come dire, incrementali, della mancata continuità territoriale, quindi tendenzialmente tutto il tema che riguarda trasporto merci e trasporto persone, che è un di cui, deve essere un di cui, di un ragionamento un po' più generale. E da questo punto di vista, la domanda che io volevo fare, anche per cercare poi di dare concretezza alla nostra analisi sulla costruzione degli indicatori, è questa: è stato approvato nella prima commissione in relazione al disegno di legge Calderoli, un principio rispetto al quale, anche ai fini della individuazione dei LEP, quando mai si dovesse arrivare a quel tipo di riforma, in ogni caso, con riguardo alle condizioni di insularità, i LEP vanno specificati tenendo conto di questo elemento. È un emendamento che è passato all'unanimità, quindi rappresenta tutte le forze politiche. Allora mi chiedevo se riusciamo a fare in qualche modo poi un passaggio nel citare alcuni di questi indicatori anche in relazione al discorso dei livelli essenziali delle prestazioni, quindi far parlare un po' queste due questioni, sia quelle di first nature, sia ovviamente tutte quelle che sono le conseguenze che ne derivano, e anche capire come, che poi è il tema fondamentale del futuro, come cercare anche di invertire, al di là di tutto questo, il tema del grande spopolamento poi delle due isole, perché comunque quello è un flusso che, finché non sono ridotti i divari, continuerà a crescere sia sotto il profilo delle competenze che sotto il profilo dell'erogazione di alcuni servizi. Quindi, diciamo, la mia domanda è proprio se riusciamo a fare un po' questo collegamento anche in relazione ai livelli essenziali delle prestazioni. Rispondo. Sì, prego, prego, Rosso. Ma sì, mi pare un esercizio assolutamente utile anche perché lo richiede la stessa Costituzione nei rapporti tra 116 e 119, perché appunto si dice fermo in quanto detto dal 119, 119 nel frattempo è mutato, è stato inserito il principio, è stato re, direi, inserito il principio di insularità e quindi di esso bisogna tener conto nelle varie direttrici normative che ovviamente l'ordinamento assume, in ciò mi pare che sullo stesso solco si possa porre anche l'emendamento, se non ricordo male, proprio a firma del Presidente, intorno ad una sezione dedicata alle isole all'interno del piano strategico della ZES Sud, al fine di individuare anche lì, nell'ambito di questa ZES unica molto ambiziosa, che guarda tutto il Mezzogiorno, una specificità insulare che richiede risposte calibrate sulle isole stesse. Quindi, anche per quanto attiene sia immagino i crediti d'imposta e quant'altro largito dalla ZES, ma soprattutto guardando anche a investimenti specifici che riguardano appunto le isole, e così anche in relazione alla politica infrastrutturale complessiva, insomma, è chiaro e evidente che
La realizzazione di un ponte come quello previsto per la Sicilia ha un effetto in termini di riduzione degli svantaggi derivanti dall'insularità. Su questo non credo vi sia dubbio, semmai si tratterà di pesarlo. Alcuni economisti siciliani dubitano che abbia tutto quel peso che forse ottimisticamente gli vorremmo ascrivere, atteso che la continuità non si realizza con i mercati di riferimento, ma solo con la Calabria. E quindi poi ci sono delle ulteriori distanze da colmare, ma di sicuro una riduzione degli svantaggi, il ponte lo realizza. È più difficile fare a questo punto il ragionamento sulla Sardegna, dove bisogna invece probabilmente investire sulle connessioni varie. Però ecco, sicuramente c'è i due fronti si parlano da vicino, l'EP, cioè i livelli essenziali, e la cornice del principio di insularità. Con riferimento a quello che diceva il Presidente poc'anzi, inoltre, mi sento di chiosare in questi termini. Distinguere proprio first da second nature nel valutare le cause degli svantaggi che derivano da questa condizione, questo esercizio è molto utile anche per capire come risolverli. Cioè, non solo quanto destinare e su quali settori in particolare, ma anche come elargire le risorse, perché è chiaro che se la macchina amministrativa, faccio un esempio, risulta sclerotizzata, sarebbe come versare nuovo sangue in un sistema vascolare sclerotizzato, che non riesce quel sangue a utilizzarlo e quindi la spesa a realizzarla. Non a caso le opere incompiute ci dicono proprio questo, e non solo le opere incompiute, ma pure una certa disponibilità finanziaria che alcune regioni, in particolare quelle insulari del Mezzogiorno, hanno e che non riescono in qualche modo a sfruttare. Quindi quando dovremo pensare a come risolvere, ci dovremo ancora di più porre il tema di distinguere, perché altrimenti noi rischiamo di ampliare la patologia e non di in qualche modo curarla, e aumentando il flusso di risorse che però non ha output, non riesce a raggiungere i target, i beneficiari e gli obiettivi che sono stati prefissati. Quindi è assolutamente necessario, concordo. Non c'è, mi pare, nessun altro collega che intenda intervenire, quindi professore la ringraziamo, le raccomandiamo questo suo scritto che per noi è certamente utilissimo anche per le ragioni evidenziate dall'onorevole Ghirra, quindi riteniamo chiusa la seduta e ci aggiorniamo con i colleghi a domattina alle 8:45. Molte grazie a voi, cercherò di fare del mio meglio e del meglio del nostro osservatorio. Di nuovo grazie. Saluto tutti. Presidente, a presto.